Benvenuti, appena partita Amburgo Cani Sciolti, con l'Amburgo che si propone subito in fase offensiva. Romeo e il pallone sul sinistro, Granata vede il pallone finire sul fondo. Serve in velocità il terzino destro, attenzione, palla Bocchetti per Bonito, allo spazio sulla destra, Bonito ancora a Bocchetti, Cicchilotto, Bocchetti, ora Bonito, ritorna da Granata. Azione manovrata quella di Cani Sciolti, che vogliono partire con lentezza dietro. Pallone difeso da Donadono, che scarica su Bocchetti. Bocchetti si porta la palla sul destro. Ancora Donadono, può provare il tiro alla distanza. Donadono preferisce aspettare ancora il movimento di qualcuno. Donadono, serve male lo parco, quindi può ripartire Romeo. Vede l'ingresso di Cavallo, Cavallo si alza il pallone, ma aveva coperto benissimo la zona Granata, che ora fa ripartire l'azione dei Cani Sciolti sulla destra con Bonito. Bocchetti, ancora Bonito, ancora Bocchetti, palla per Cicchilotto, Cicchilotto si porta la palla sulla sinistra per Loparco, Loparco finisce col perdere il possesso. Rimessa laterale affidata alle lunghe leve di Fabio Martone, uno dei migliori difensori della Lega sicuramente. Ancora il risultato fermo sullo 0-0. Palla a Loparco, c'è Bocchetti libero al centro. Loparco vede il movimento di Donadono, che oggi sfida Donadoni invece, portiere della squadra avversaria. Può ripartire l'offensiva dell'Amburgo sulla sinistra con Cimino, che scodella un pallone per Rossi. Lo stop di petto è buono, Rossi contro Bonito, Rossi finisce col perdere il pallone, l'arbitro dice che ha subito un fallo. Punizione molto favorevole per l'Amburgo, la posizione è quella che preferisce Rossi, ma contro si trova Granata, di sicuro non l'ultimo degli arrivati. Parte Rossi, Cicchilotto salta in barriera e difende la porta con le unghie. Si riprenderà con un rinvio al fondo alla battuta Granata. Subito gioca per Bonito, ha fretta di far ripartire l'azione. I Cani Sciolti, Bocchetti ancora per Bonito, e questa all'asse di impostazione i Cani Sciolti. Attenzione perché Cimino ha capito tutto. Ora Romeo, la finta su Bonito, finisce al perdere il pallone. Loparco, serve Donadono, difende bene, palla su Martone. Loparco, il sinistro! Ottima la botta di Loparco. Solo rinvio dal fondo. Cimino va al lancio lungo, che finisce tra le braccia di Granata. Chiede un pallone un po' più morbido, Carlo Rossi. La palla arriva a Bonito sulla destra. Cicchilotto. Cicchilotto, il dribbling bellissimo, il numero, forse subisce una carica. L'arbitro dice di no, sarà rimessa laterale Amburgo. Attenzione, buona la palla per Romeo. Ottimo il dribbling di Bonito, Bonito, il sinistro. Martone. Donadono, serve Loparco, Loparco il sinistro, Martone la mette fuori, c'è Bonito che si accontenta della rimessa laterale. Bonito su Bocchetti, Bocchetti scodella un pallone per Cicchilotto. Bene Cimino. Chiusissimo Rossi. A spazio ora a centrocampo. Rossi cerca di imbeccare, Cavallo guadagna solo rimessa laterale. Cimino alla battuta, perdonami brother. Cimino, serve Rossi, Rossi deve temporeggiare, aspetta il movimento dei suoi, serve solo Cicchilotto. Scarica su Bonito, il dribbling di Bonito, prova a trovare ancora Cicchilotto, Cimino alle stelle. 0-0 il risultato. Loparco sulla sinistra, imbecca Donadono. Non si fida del movimento di Loparco e sceglie Bocchetti al centro. Bocchetti la finta per il difensore centrale dei Cani Sciolti, Donadono. Chiede più movimento ai suoi, la palla è per Loparco. Loparco scarica bene per Cicchilotto, Cicchilotto un altro dribbling. Ha il dribbling nella manica Cicchilotto. Grande fenomeno di chiamare. Un fenomeno per gli amici. Loparco alla battuta della rimessa laterale, serve Donadono. Il destro, Martone
si schiera tra il pallone e la porta. Martone allarga benissimo, che chiusura di Bonito. Granata ora Donadono, perde troppo tempo e si fa chiudere la prospettiva da Lalla. Ancora fermo sullo 0-0, sta attaccando ora all'Amburgo con Lalla che va a scodellare il pallone per Romeo. L'arbitro fischia un fallo in attacco, anzi forse un contraudi, sì, così lo parco per Granata. Granata allarga per Grasso. Grasso a 2-3 scelte libere, preferisce il tiro. Donadoni non si fida e la blocca solo in due tempi. Può partire Lalla sulla destra, è buona la palla per Rossi, difende benissimo il pallone, c'è Grasso alle sue spalle. Rossi, Rossi chiude benissimo Bocchetti, ancora Bocchetti su Romeo, rimessa laterale Amburgo. Martone alla battuta, la palla è buona per Cimino che allunga per Cavallo. Bonito capisce tutto, ora Bocchetti, Bocchetti contro Cimino, forse subisce la carica da parte di Cimino, non secondo l'arbitro, se è andato via benissimo Cavallo. Rimessa laterale Canisciolti, la palla è per Granata. Granata cerca il movimento dei suoi, non lo trova, prova addirittura il tiro. Granata tira, tira, è buco, tira, riesce a mettere molta forza in questo destro e guadagna una rimessa laterale in zona offensiva che va a battere Bonito. Bonito, la palla è per Cicchilotto, calcio di rigore, calcio di rigore per i Canisciolti. Se l'è procurato Cicchilotto, se l'è procurato Cicchilotto con uno stop a dir poco perfetto, era rigore Cicchilotto. Andrà Donadono contro Donadoni, sembra una presa in giro, Donadono contro Donadoni. È il 10 dei Canisciolti, il tiro imparabile, potenza e angolazione, 1-0 Canisciolti. Si riparte dall'1-0 Canisciolti, gol di Donadono su un rigore procurato da Cicchilotto con uno stop superbo, ha subito la carica di Fabio Martone. Ottima la palla per Derrico, Martone libera, Lalla guadagna alla fine rimessa laterale. Vediamo se ci sarà una reazione dell'Amburgo. Romeo cerca di allungare di testa, la palla è per Loparco. Loparco rischia di perdere il possesso, ancora Loparco, molto bene per Bonito, ha una prateria sulla destra, il cross di Bonito è per Cicchilotto, che chiusura di Martone. Loparco ha provato un destro improbabile al volo, davvero molto difficile, rimessa laterale Amburgo. Cimino alla battuta, frate, è Chiquis, come ci mette, non fa il Sciariz. Attenzione a Bonito, Bonito fa ripartire Cicchilotto, la palla è ancora per Bonito. Era difficilissimo servire con precisione il movimento di Bonito. Ancora Cimino alla battuta, la palla è per Carlo Rossi, lo stop non favorisce Cavallo, non c'è fallo d'Enrico. Chiude benissimo Fabio Martone, uno dei monti più difficili da superare di tutti la Gold League. Carlo Rossi stoppa benissimo Loparco, spreca un possesso Loparco, rinvio dal fondo Amburgo, riparte subito l'Amburgo. Martone, ora Lalla, buona la palla per Romeo. Romeo il dribbling su Bocchetti, Romeo allarga benissimo per Cimino, Cimino ora Cavallo, il cross è per Lalla, il sinistro, Granata ingannato dall'ultimo rimbalzo del pallone, concede calcio d'angolo che va subito a battere Cavallo, la palla è per Rossi, lo anticipa Martone. Chissà cosa avrebbe fatto Rossi con quel pallone vagante, già aveva alzato la leva destra. Loparco può ripartire subito, Cicchilotto, Cicchilotto, un altro dribbling, è incredibile questo giocatore Beppe, finisce col concedere il fondo all'Amburgo, ma scarta giocatori come caramelle Beppe. Cimino, Romeo,
cerca lo spazio sulla sinistra e lo trova. Trova anche il calcio d'angolo, anzi no. Rimessa laterale Amburgo, cavallo alla battuta. Palla in mezzo a cercare Romeo, esce benissimo Granata, che lancia subito Cicchilotto. Non può stopparla. Risultato quindi ancora fermo sull'1-0 per Cani Sciolti. Gol di Donadona, attenzione, la palla è buona per Cimmino. Manca l'ultimo tocco che avrebbe servito a cavallo liberissimo in aria. Bonito, De Rico, Bonito ancora, chiuso da due, Bonito, Loparco, lancia lunghissimo, preferisce il lancio alla perdita del possesso. Ora Martone, il lancio è lungo, benissimo Grasso, Cicchilotto subisce la carica da parte di Martone. Andrà lo stesso Cicchilotto alla battuta. Andiamo a seguire da vicino questo calcio piazzato. Donadoni schiera la barriera. Cicchilotto chiede il movimento ai suoi. Cicchilotto, il destro tra le gambe di Lalla. Bonito con un numero bellissimo su Lalla. Verrà Bonito per trovare il raddoppio Cani Sciolti. Cimmino a marcare il palo. La palla colpisce Cavallo e si infrange nella rimessa laterale che va a battere De Rico. De Rico un po' in difficoltà, nessuno si propone dei suoi. La palla è per Bocchetti che copre col petto. Cavallo esce fuori benissimo, può ripartire Cimmino. Torna De Rico che va a disturbarlo e subisce un fallo Cimmino. Cavallo subito alla battuta. Granata stava aspettando lui. Mi sembra Martone. Il fallo di chi era? O Martone o Cimmino. Granata trova libero De Rico che scarica su Bocchetti. Ancora Granata. Attenzione perché abbiamo già constatato che ha un ottimo destro e può impensierire il portiere avversario anche dietro la linea di centrocampo. Si incarica della battuta alla rimessa laterale Bonito che scarica proprio sullo stesso Granata. Trova uno spiraglio per Cicchilotto. Lalla Dirgino tuttavia non riesce a impostare al meglio l'azione. Va proprio Bonito alla battuta, la palla è per De Rico, capisce tutto Cavallo. Ancora Bonito, la finta. Serve Loparco, libero sulla sinistra. Loparco! Lalla intercetta un pallone che se fosse arrivato a Cicchilotto sarebbe stato davvero pericoloso. Loparco, esce benissimo Martone. Ancora Loparco, il sinistro! Cimmino, ora De Rico, De Rico, in mezzo a due. Il tiro! 2-0 Cani Sciolti, ha segnato ancora lui, insigne De Rico. Attenzione, subito Rossi ha provato a ristabilire la differenza di una sola rete. Non c'è riuscito, perché in porta, lo ripetiamo quest'oggi, a difendere i pali dei Cani Sciolti c'è Granata, uno tra i migliori portieri della Golden League a parer mio. Loparco alla battuta della rimessa laterale. Cicchilotto perde il pallone sull'intervento di Cavallo, cerca l'1-2, forse subisce un fallo Cavallo, si continua a avere la norma del vantaggio per Rossi, chiude benissimo Bonito. Ancora Cavallo alla battuta. Cavallo, la scodella in mezzo. Bocchetti capisce tutto e lancia Cicchilotto, uno contro uno con Lalla. Cicchilotto, è incredibile, questo giocatore fa scomparire il pallone, ora però sbaglia. Rossi, Romeo, il cross. Granata quest'oggi ha una calamita nei guanti. Martone anticipa benissimo Cicchilotto, riesce a servire Cavallo. Rossi, Rossi la finta, doppia finta Rossi. Perde la palla sul più bello, sull'attacco di Grasso. Ora può ripartire Martone, ritmi infiniti. Cavallo scodella malissimo perché c'è De Rico che riparte. Romeo chiude benissimo. Rimessa laterale Cani Sciolti. Si incarica della battuta allo parco, che ovviamente è una fretta di battere. Loparco
per Cicchilotto. Cicchilotto difende il pallone su cavallo. Dai. Rimessa laterale Amburgo. Risultato ancora fermo sul 2-0 Canisciolti. Ci sono stati un paio di cartellini gialli ai danni proprio della squadra che comanda il risultato. Ora Cimino ha spazio sulla sinistra. Ha provato la punta che non ha trovato però impreparato Granata. Può ripartire Bocchetti. Lalla. Cicchilotto. Bene col dribbling, ancora Cicchilotto. Non lo ferma più nessuno. Lalla benissimo. Romeo. Rossi, il destro. Granata si rifugia in calcio d'angolo. Balla battuta proprio Cavallo. Cavallo scodella il pallone che arriva tra i piedi di Rossi, lo controlla col destro, poi col sinistro. Palla che si infrange nel fondo. La battuta Granata, c'è lo parco libero sulla sinistra. Sceglie Cicchilotto che non serve al meglio però. Bocchetti, ancora Cimino, il destro! Incredibile la parata di Granata. Insuperabile quest'oggi. Rossi, lo parco. Cerca il numero senza trovarlo. È il 10 dei Canisciolti, Donadono. Ora Cavallo, la palla è per Rossi, riesce a stoppare, ma è disturbato molto bene da Grasso. Donadono, Cimino, Romeo. Forse si continua per il vantaggio. Il fondo di Romeo. La battuta Granata. Scarica su Cicchilotto, ora Grasso. Grasso è partito, De Rico lo prova a servire Grasso. La palla non esce. De Rico il numero sull'alla. Capisce tutto Martone. Sinistro di Cicchilotto. Finisce qui il primo tempo, 2-0. Prestazione fantastica di Cicchilotto per ora. Ci vediamo per il secondo tempo. Tito, il secondo tempo. Ha trovato il gol del 2-1 subito Carlo Rossi, riaprendo la partita. 2-1 Canisciolti. Inizio da incubo per la squadra di Bonito. Subito si dimezza il vantaggio grazie al tiro, ma grazie anche alla complicità di Granata, non perfetto in questa occasione. Ora Donadono, il tiro di Donadono. Risponde benissimo Donadoni. Rimessa laterale, va alla battuta d'Enrico. Non ha fretta ovviamente di battere questa rimessa laterale. La palla è per Bonito, ancora d'Enrico. Il cross. Rimessa laterale Amburgo. Si incarica della stessa Martone. Prova il lancio lungo per servire Rossi. Rossi! Palla alle stelle. Granata subito per Bonito. Si è liberato Cicchilotto. Bonito vede d'Enrico. Donadono prova a servire d'Enrico. C'è Lalla. Romeo mette un po' di ordine in mezzo al campo, scarica sull'alla sulla sinistra libero, l'alla Rossi, ora d'Enrico. D'Enrico benissimo il dribbling sull'alla, non riesce a superare tuttavia anche Romeo. Rimessa laterale Amburgo, ricordiamo che conduce il gioco per ora la squadra di Francesco Bonito e Canisciolti per 2-1, ma l'Amburgo è partito diversamente. Lo si capisce anche dal cross di Lalla, attenzione, manca lo stop di Cavallo, ma questa era la chance del 2-2. Palla troppo lunga per Cicchilotto, Martone, Romeo allunga, Cavallo protegge benissimo, ora Cimino, ancora Cavallo, Bonito capisce tutto, Granata chiede il pallone, allarga bene per Loparco, Loparco gioca sulla sua fascia del Cicchilotto che manda fuori Martone, Cicchilotto! Sarà rinvio dal fondo. Donadoni. Lalla. Ora Rossi. Rossi. Scarica su Martone, forse un po' troppo tardi, alla fine no, gioca attaccata.
Attenzione a cavallo. Sbaglia il passaggio cavallo, innesca Donadono. Vai. Riesce a metterci una pezza Martone, la palla arriva a Cimmino. Cimmino non si fida, scarica ancora su Fabio Martone, che prova il lancio lungo col destro nella terra di nessuno. Subito la palla per Bonito. Bonito prova a lanciare Donadono, lo stop non è perfetto. Romeo supera benissimo lo parco. Romeo ha la palla sul destro, il dribbling di Romeo. Romeo! Che uscita di granata, ha chiuso lo specchio benissimo. Calcio d'angolo, si incarica della battuta cavallo, la scodella dentro, sarà ancora calcio d'angolo, il tocco è stato di Grasso. Ancora calcio d'angolo, va la battuta lo stesso cavallo. Lo parco mette fuori, non riesce a non concedere la rimessa laterale, Cimmino. Cimmino, c'è il varco per cavallo, che tuttavia non riesce a trovare la porta con una delle sue solite acrobazie. 2-1 cani sciolti. Spazio Martone che opta per il lancio lungo. Cimmino, palla che esce di un soffio dalla porta di difesa della granata, prova a far ripartire subito l'offensiva dei cani sciolti. Bonito, due dribbling, subisce un fallo, l'arbitro opta per il vantaggio. Ora Grasso scarica sullo parco, Bonito, Boni, live Drugan vero, Cicchilotto, Martone copre benissimo sullo parco, Martone la palla è per cavallo, cavallo subisce un fallo, si continua a avere il vantaggio, anche Romeo lo subisce. La battuta Carlo Rossi, Cicchilotto in barriera, Rossi contro Granata, l'arbitro controlla le braccia larghe. Rossi riesce a dargli un giro buono ma non ottimale e la palla finisce sul fondo. Granata costretto a giocarla lunga per Cicchilotto. Cicchilotto, la risposta ai Donadoni, fa ripartire Martone. Ora Romeo, Romeo, Rossi, c'è Cimmino libero sulla... attenzione, Donadono capisce tutto. Ancora Martone, si porta la palla sul destro, guadagna una rimessa laterale in zona ultra offensiva per l'Amburgo. Va a cavallo alla battuta, la scodella dentro come può Romeo con la schiena. Granata serve Bonito che è partito sulla destra. Bonito, Enrico, Donadono trova la rete del 3-1 con complicità di Donadoni. L'Amburgo è di nuovo sotto di due reti. Rossi dalla battuta, questa volta il tiro è alle stelle. Rinvio dal fondo cani sciolti. Granata alla battuta, serve Donadono. Ancora Granata, lancio lungo, finisce col concedere rimessa laterale all'Amburgo. Ora è poco ma certo che l'Amburgo proverà la remontata. Cavallo, la palla è per Romeo, Bonito di petto, può servire Donadono sulla ripartenza, lo stop di petto alla giocata di prima è bellissima per Cicchilotto. Donadoni butta la palla nella terra di nessuno e spreca solamente un possesso. Cicchilotto si chiama il pallone, lo prova a servire Granata ma c'è l'alla tra lui e la porta, quindi si riparte con Martone. Serve Cicchilotto, Cicchilotto il destro, blocca Donadoni, lancio lungo ai Donadoni, ancora ad Enrico che sembra un piccolo uragano Gargano in mezzo al campo. Donadoni, serve l'alla che scarica su Rossi, Donadono su di lui, perde il pallone sull'attacco di Donadono, Martone corre tre volte in più a Cicchilotto e lo anticipa. Ora Rossi, serve Romeo, la palla è per Cimmino, ha spazio sulla destra Cimmino, può mettere il cross, aspetta forse un po' troppo ed è costretto ad accontentarsi della rimessa laterale, la palla è per Romeo! Carlo, 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 con calma, ma che lucca fa? Ando con un gulirivo perso. 3-1 cani sciolti, ci prova Rossi! Granata concede rimessa laterale. Va l'alla alla battuta.
Lalla, la scodella come può, Granata ci mette ancora una volta il pugno e concede ancora una volta rimessa laterale. Ancora Lalla, forse non azzeccatissima la scelta di farla battere a lui questa rimessa laterale, può ripartire Donadono. La chiusura perfetta, impeccabile di Fabio Martone. Bonito. Serve Granata. Granata il lancio lungo a cercare D'Enrico. Alla fine abbandona l'idea di controllare il pallone, era davvero difficile. Romeo ha spazio, Cicchilotto prova a chiuderlo. Rossi, si sta liberando Romeo, Rossi il destro! Passa sotto le gambe di Cavallo e trova il 3-2 l'Amburgo. Cicchilotto esausto, chiede il cambio. Saranno dei minuti tesissimi adesso. Angolo, i cani sciolti non ci stanno a recitare la parte della squadra che si chiude a fare la difensiva. Basta, vuole che trovare. Basta che poi tagli. Cosa? Alcune cose. Ok. Eh sì, integrale. Vai dentro a me. Donadono! Risponde Donadoni. Può ripartire, Bonito! Alle stelle. Dopo qualche pausa di 30 secondi. Ah, capito. Ora Cimmino. Cimmino. Le barriere, no? La cosa eccetera, la si vede proprio. Romeo, ora Cimmino. Calmo, sei solo. Spazza la squadra di Bonito, ora Romeo. Romeo ha il sinistro libero, si deve accontentare solo della rimessa laterale. Va a cavallo alla battuta, entra in aria Romeo, arriva anche Martone. Ancora una volta è sbagliata la rimessa in gioco di Cavallo che è saltato alla rimessa laterale. Bonito scarica Granata la battuta. Granata, la palla è lunghissima a cercare D'Enrico, chiude Martone, Donadono! Il miracolo di Donadoni! In risposta a Donadono! Sarà ancora calcio d'angolo per la squadra di Bonito. Donadono alla battuta, c'è il movimento di Bocchetti, Donadoni non riesce a evitare la rimessa laterale Cavallo, Bocchetti, serve D'Enrico che scarica per Lalla, la palla arriva a Rossi, Rossi chiuso da tre e subisce la carica di D'Enrico che chiede scusa, sarà calcio di punizione Amburgo. Fallo giocare, non mi fare chiamare i passi, dai, è proprio una punizione inutile questa. Batte Rossi, la palla è per Martone! Aveva scelto benissimo i tempi, ma non è riuscito a inquadrare la porta difesa da Granata. Donadono che prova a cogliere impreparata la difesa dell'Amburgo. Tuttavia il suo tiro non è dei migliori. Risultato ancora fermo sul 3-2 per i cani sciolti. Prova insistentemente a trovare il pareggio. La squadra dei Rossi, Donadono contro Donadoni. Per questa volta alla meglio Donadoni. Rossi allarga bene per Martone. Scende Loparco. La palla è per Cavallo. Questa volta non si intendono. Granata scarica su Grasso. Grasso. Rode, devi mettere chiudendo, fra. Attenzione. Bravo, Ricky, bravo! Mi rende, metti. Loparco, D'Enrico, ancora Loparco, capisce tutto Romeo, può ripartire Romeo, subisce forse una trattenuta, l'arbitro dà la regola del vantaggio, Romeo, Romeo ancora, finisce col perdere il possesso, ma l'arbitro gli chiama il fallo per i tre contatti precedenti. Andrà la battuta a Carlo Rossi. Granata schiera la barriera, Rossi contro Granata, parte Rossi il destro e per servire Romeo, capisce tutto Loparco, palla che finisce tra i piedi di Donadoni che la riscodella nel mezzo, stava scendendo incredibilmente quella palla, ha rischiato il golazzo, attenzione ora Bocchetti, Bonito, D'Enrico, ancora Bocchetti, non benissimo D'Enrico nell'appoggio, Lalla per Martone, Martone serve ancora Lalla sulla sinistra, ora Rossi a centrocampo, la doppia finta ai Rossi, ancora Lalla, la palla è per Cavallo, Rossi il destro,
cavallo e poi grasso. Rimessa laterale Amburgo. Soffre ora la squadra di Bonito, come giusto che sia. Lalla trova Romeo solo, ancora Lalla, la può scodellare, guadagna solo rimessa laterale perché a difendere c'è Bonito. Ancora Lalla alla battuta, esce benissimo Granata. Donadono, c'è De Rico da solo in mezzo, non lo poteva né vedere né servire. Una palla difficilissima per Donadono. Il tocco è per Rossi, sbaglia Rossi, rimedia Romeo. Romeo, buona la palla per Cavallo, l'uno contro uno con Loparco, lo prova a superare Cavallo in velocità, Loparco chiude benissimo. De Rico può partire, il piccolo gnomo non ci arriva. Lascia la palla, lascia la palla, lascia la palla, lascia la palla, lascia la palla. Ora Rossi, serve Lalla. Lalla, ancora Enrico ci mette il piede, però serve Cavallo, Grasso benissimo, partita sontuosa di Grasso. Ora Martone, serve Rossi. Rossi, ancora De Rico a intercettare il pallone. Romeo, ancora Rossi. Romeo, ancora all'ennesimo recupero di De Rico. De Rico prova la palla filtrante per Bonito. Donadoni non perde tempo, fa ripartire l'offensiva dell'Amburgo con Lalla. Ora Rossi, allo spazio Rossi, nel cerchio di centrocampo, decide di servire Lalla che scodella un pallone col sinistro. L'ennesimo intervento di Grasso, che quest'oggi non ha sbagliato quasi nulla. Rossi, palla non ottima di ritorno di Lalla per Rossi. De Rico sbaglia il passaggio, è solo Cavallo, serve Cimino. Tocco un po' troppo forte, si dispera Romeo. Poteva essere la chance del tanto atteso pareggio per l'Amburgo. Ancora risultato sul 3-2 per i cani sciolti. Granata cerca il movimento dei suoi, cerca di imbeccare Loparco, lo fa benissimo. Può partire Donadoni, la palla è per Cavallo, Donadoni invoglia i suoi a salire. Ora Rossi, Bocchetti capisce tutto, prova un destro, Donadono, la punta di Donadono. Poteva provare solo quello. Romeo perde il pallone sull'aggressività di De Rico. Alla fine Lalla guadagna anche la rimessa, che batte di prima intenzione per Cimino, senza successo. Loparco, Loparco bene in mezzo a due, Loparco serve benissimo Donadono. Donadono, 4-2 cani sciolti. Non può nulla Donadoni sul tiro di Donadono. 4-2 cani sciolti, è partita forse ora sì chiusa. Ora fermo sul 4-2 per i cani sciolti, ma sono 6 minuti che mancano a fine partita. Grasso non ha fretta. Ora Granata, Granata prova a servire Donadono, l'ennesimo Martone, prova ad andare via Cavallo, c'è Bonito ad aspettarlo. Grasso può solo buttare il pallone più lontano che può. Ci proverà Martone, la scodella dentro, ancora Grasso, imbecca Cicchilotto che prova a superare senza successo Lalla, che butta il piedone e ferma l'offensiva dei cani sciolti. La palla è per Granata, Granata, Grasso. Grasso, il lancio è lungo per Cicchilotto che riesce a stoppare un pallone davvero difficile. Prova a giocare di prima, la palla è ottima per Donadono, capisce tutto Martone. Romeo, serve Lalla sulla corsa, la palla è per Rossi. Rossi si gira benissimo, Cicchilotto lo va a chiudere. Ora Romeo, Romeo col tunnel su Bonito, Romeo mantiene il possesso, subisce forse un fallo. L'arbitro non è dello stesso parere. Rossi, il tiro di Rossi, ancora Cavallo a disturbare Granata, questa volta riesce a parare la cannonata di Carlo Rossi. Ora Martone ci proverà lui col destro, il tiro che si infrange tra le braccia di Granata che fa ripartire subito Bonito, a spazio sulla sinistra. Bonito, serve Donadono, la palla è larga, Lalla, ora Cavallo, Cavallo il cross, Cimino non ci arriva per un soffio.
sul 4-2, partita virtualmente chiusa. Noi ci salutiamo. E l'Amburgo si è riportato a una sola rete di svantaggio nei confronti dei cani sciolti. Ci prova Rossi a trovare Granata impreparato, non ci riesce. Attenzione, perché critiche, solo critiche. Granata serve Donadono. Donadono! Donadoni, la palla è per Cavallo, stop di petto, Derrico questa volta con fortuna. Vince il contrasto, difende benissimo la palla Cicchilotto su Martone, ancora Martone. La rimessa laterale per l'Amburgo, la batte Rossi, serve Lalla allo spazio necessario. Ora Rossi, la palla è per Cimmino, Cimmino la domestica benissimo e alla fine è nera. Rimessa laterale per i cani sciolti, dalla piccola e fai fare lo stesso. Va proprio Granata alla battuta. Ah, erroraccio di Granata che regala un possesso all'Amburgo. Cavallo per Rossi. Aveva trovato la coordinazione giusta per impattare un destro al volo. La palla è per Donadono, che ora deve difendere il pallone. Donadono deve solo difendere il possesso. Donadono, benissimo Donadono! Incredibile il miracolo! No, non è vero, non è uscita. Cimmino! Cimmino, cosa aveva fatto Donadono? Incredibile! Martone! Palla che esce in un soffio! Partita infinita! Infinita! Granata alla battuta del fondo! Cerca Donadono, rimessa laterale Amburgo, Donadono cerca di perdere quei secondi in più, alla fine restituisce il pallone a Martone, chiede il lancio lungo Rossi, la palla è per Cimmino, Grasso, ancora Grasso, Martone non si fida, fa l'erroraccio, rimedia Romeo, ora Lalla, serve bene Rossi, Cicchilotto, il numero di Rossi su Cicchilotto. Attenzione, ancora Rossi, il destro! Il miracolo di Granata! Incredibile questo fine secondo tempo. Una partita bellissima. Carlo Cuccaro soffrirà per non averla potuta fare lui questa telecronaca. Cimmino alla battuta, la scodella dentro! Palla per nessuno, triplice fischio. La partita finisce così. I cani sciolti hanno la